2, 1, via! Benvenuti signore e signori all'ottava puntata della Terra dei Giochi. Ed ecco qui la nostra cara Delfinia. E la sfida riprende, attenzione, l'ultima volta una magra caccia di soli per Javel, un solo sole. Senti Javel, vuoi dire chi siamo oppure no? Stavolta. Ah vabbè, sì, siamo sempre noi, Javel e Neptune, qui al vostro servizio. Neptune mi ha... Ciao a tutti ragazzi, mi ha presentato lui, da troppo poco a troppo molto. Sono felice così Javel, ci mancherebbe. Neptune mi ha fatto il regalo, possiamo dire, di scambiare monete blu per soli, quindi ho preso il primo sole, Neptune! No! Sta puntata mi hai fregato tu, va bene. E non c'ero nemmeno troppo lontano dal prendere il mio, E il silenzio regnò sovrano. Che schifo. No, vaffanculo. E va bene, continuiamo la nostra sfida. Andiamo a Girasolandia. E io invece torno a Baia dei Noghi, perché la scorsa puntata non sono riuscito a finirla. Uffa. Io vi ricordo, per vari bug le tartarughe non si uccidevano, ho perso vite su vite. Porca miseria, quello è stato terribile veramente. Neptune sfrutta i bug per quanto sta dando la caccia. Eh sì, caro Javel, è il primo anche per me. Vai che ti prenda. Cioè, ma nemmeno a buttarti un fuori, guarda. Uno pari, Javel. 50, 20 soli. Yes. Sì, ma sono 20 soli molto difficili. Beh, conta che li devo prendere pure io, non è che io sono esentato da prenderli. Va bene, va bene. Ce la faremo già. Opla, una tartaruga. Prima o poi ce la faremo. Beh, facciamo una cosa. Quando tu finisci, io mi registro da solo le altre puntate in cui prendo tutti gli altri soli che non ho preso. Mi faccio le puntate da solo, faccio benvenuti alla sfida della terra dei giochi, qui solo Javel. E poi Javel, io non vorrei dire, sì, però io sento aria di loser challenge. Beh, io come ogni attore del cinema, cose varie, o ti la fai sostituire da uno stuntman, la controfigura. Sì, sì. No, non si accettano stuntman, devi essere tu a figurare, a fare la tua porca figura, come suole dirsi. Mi dispiace, non transigo su questo. Ma stai zitto. Senti, che ci inventiamo? La cosa dei fucili ti piace? Cos'è la cosa dei fucili? Non fare finta di non ricordarti. Forse se era mi il quarto il fango, sono notti che mi sogno che tu mi devi fare qualcosa e ho paura. Forse era il quarto episodio quando ti ho detto della mia idea. No, senti, se ne trovi un'altra più carina, dimmelo. Ok, allora facciamo che chi perde mangia un barattolo di Nutella in una crepe. Ma vaffanculo. Te la sei voluta questa, che stronzo. Proprio no. Dai, ma perché mi prende il pesce? Era molto... Ma dai. Ah, ma questa... Beh, allora che vuoi fare? Che vuoi fare? Aspetta, perché qua c'è lo stronzo di una tartaruga buggata come sempre. Guarda, ehi, ma non riesce ad andare dentro la sabbia. Ma o sono io il fiato? Vieni qua la tartaruga. Mettiti molto lontano da ogni altra cosa, Javel. Ecco. E vedi che ti riuscirà. Guarda. Oh! Alleluia! 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 È una brutta cosa se non riesci a trovare il pesce. Ho trovato il pesce. Neptune, ti piacciono i pesci? Sì, in effetti. Mi piace tutto ciò che si mangia, Giave. Aiuto! Che cazzo di sole, tutte vicino stanno quelle monete in merda. E valle a prendere, quello è il brutto. Sì. Poi si sparpagliano. Poi ci sono questi pescioni che ti prendono. Ed eccolo a noi! Il Mario Ombra! Mettiti il cappello, stronzo, dobbiamo andare a conquistare la tua figura ombrosa. Maledetto bastardo di un pesce! Whee! Senti Javel, noi dopo
di questo versus, intendo. Sì. Ne faremo uno sui Pokémon. Gacchemon. Ecco. Pokémon. Vuoi cominciare ad allenarti? No. Nel senso, quiz sui Pokémon. Vai. Ci stai? Sono un po' arrugginito, prima ero un esperto, un allenatore d'oro, mo troppo. Adesso sei di piombo. Sì. Nel senso che il piombo te lo metti ai piedi e poi ti buttano in mare. No, moneta rossa! Ma è andato a finire? Vedi, io ho il brutto di prendere Mario Ombra Delfinia, è che dopo un po' lo perdo. No, vabbè, quello è stronzo in effetti. Cioè, è andato sul palazzo e poi... Buh. No. E poi forse è ricaduto a terra. Ma è ricaduto quale lato? Già per mi chiedi troppo. Stai giocando tu col gioco tuo. Guarda, mo li fa la stessa. Senti, Javel. Allora, a chi indovina il Pokémon? Vai. Della prima generazione basta però. Vai. Chi pensa per primo? Io. E io ti faccio domande, ok? Ok. Hai pensato? Vai. È un Pokémon starter? No. È di tipo elettro? Sì. Ok. È giallo? Ni. Come ni? Cioè sì, metà giallo, metà di un altro colore. Ok. L'altro colore è il nero? Sì. Ci avviciniamo. Si trova nella centrale elettrica? Sì. Electabuzz? Sì. Yes! Sì. Pam, 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 pam. 1-0 per me. Hai preso un soldo. E tocca a me pensare. Pensato. Ok. È uno starter? No. È un topo? No. È un Nidoran. Che cazzo di no? Javel, fai il serio almeno una volta. Allora, è un fantasma? No. Ah, già era una domanda un po' più mirata. Ne togli uno. Sì, ho dato un'occhiata, vedo che stai salendo sui fantasmi che diventano cioccolate mu. Ok, bug del gioco! Gli sono finito in bocca, sono finito nel segreto. Però poi è caduto Mario. Che cazzo è? Ma perché a me non succede un bug di quelli belli? No, no, ma questo era brutto, ciao. Figurati. Questo mistero mi sta sul cazzo. Ma che mistero? Beh, allora, sto Pokémon lo indovini oppure no? Di... è rosso? No. Ok, con questo almeno hai eliminato Charmander. Oddio, davvero non ci sono altri Pokémon rossi. Ce ne sono pochi. È un Pokémon volante? Aspetta, sti Pokémon rossi è la prima generazione. No, aspetta, c'è Voltorb che è rosso e bianco in realtà. Beh sì, poi quindi c'è Electro. Giustamente. Già sei un genio. E poi chi abbiamo altro rosso? Ce ne sono. Vulpix. Growlithe. Magmar. Dai no, ce ne sono. Ok, praticamente hai eliminato tutti quelli di fuoco. Senza chiedere se era fuoco. È un Pokémon volante? No. È un Pokémon roccia? No. È un Pokémon che è un Pokémon? Sì, è un Pokémon. È un Pokémon che ha radici? Non si vedono, ma penso che le abbia. Questo è un grande aiuto. Era anche una bella domanda, però. Si vedono ma non so. Taratata. No, non si vedono. Però considerato quello che è, penso che le abbia. È un trans Pokémon. Ah-ha. Quindi un Oddish. Esatto. Olè! Come cazzo? Come hai fatto? No, aspetta. Allora, io voglio sapere dal nostro pubblico se loro, solo con le risposte che ho dato a te, c'erano arrivati a Oddish. Perché come cazzo hai fatto? Perché è il più stupido Pokémon che mi sta avvenendo in questo momento che sto morendo tra l'elettricità. E beh, se tu mi pensi Electabuzz. Wow.
Senti, ma tu le mantidi qua come le sconfitte? Girando intorno facendo acqua da tutte le parti. Il mio piano fa acqua da tutte le parti. Esatto! Finito le monete da prendere, io tengo due spruzzi di vita. Beh, tocca a te pensare già. Sì, però guarda, fammi castimare un attimo. Okay. Allora, creatore di questo gioco... Miyamoto. No? Dico vabbè, io. Chi per lui ovviamente tutti i vari, tutti. Io dico, no? Se queste mantidi di merda mi inseguono anche nell'acqua e io le sconfiggo con l'acqua, ma perché non si autodistruggono nell'acqua? Spiegamelo. Ok ragazzi, non vorrei dire, ma per una volta il ragionamento di Javel ha senso. Cioè io... Miyamoto, devi spiegarci perché. Ma ci contatto, allora io vi querelo, chiudete il canale. Ma no, è così carino. Non direbbe mai di chiudere il nostro bellissimo canale. Una moneta. Sì, inseguitemi in me. Decolorate. Vado a squisire. Scusate la mia tosse, ma ancora non mi è passata. Io ho uno di vita e vado in cerca di... Io pure ho uno di vita con questa tosse che mi è venuta. Non so come tu abbia fatto a fare le mantidi, perché guarda, non lo so nemmeno io. Beh, allora hai pensato a questo Pokémon. Ah già, i Pokémon devo pensare. Se vuoi vincere un altro Malus, dai, mettiamo in palio un altro Malus. Vai. Allora ti dico io uno, non mi viene in mente. Beh, devi pensarlo, non devi dirmelo però. Se no sarebbe troppo facile. Già, giusto. Vai, pensato. E Viola? No. Che cazzo di Pokémon c'è? Solo Oddish è Viola nella prima generazione. Vabbè, no, c'è Venomoth. Ah, giusto, Venomoth, è vero. Nidoqueen. È un Pokémon acqua? No. È blu? No. È rosso? Panoramico fuori, sì. No. Lapsus, oppure cambi ogni volta che ti faccio la domanda, brutta stronza. No. Era rosso, ma adesso l'altro compensato allora, non dato che più. Pensi che ti sto ingannando, ti no, do... No, non okay. Mi dare indizi, voglio... Okay. Quindi non è rosso. Non è rosso. Va bene, non è rosso. Si trova in Pokémon Blu? E tu dici, mo quali erano quelli che non si trovano in Pokémon Blu? Non me lo ricordo nemmeno io, ma volevo fare la domanda esperta. Non si trova in Pokémon Blu. Come non si trova? Che cavolo so io, tanto non li sai, quindi ma che fa fai? Culo. è leggendario? Diciamo che ti do... no, non è leggendario. È uno starter? Non è uno starter. Ok. È un Pokémon evoluto? Sì, è un Pokémon evoluto, la caro. Ah, e quindi è di tipo psico? Non è di tipo psico. Maledizione. Non mi ricordo nemmeno più le domande che ho già fatto. è un Pokémon che si trova vicino a Celestopoli. Celestopoli, fammi pensare... Quella città di Misty. Non si trova. Ok, è un Pokémon che ha un capo palestra? Difficile di guardarsi. Siamo un po' riugginiti prima di fare il versus, mi sa che dobbiamo rifarcene un po'. Tu sì, che dici? Comunque comunque ma quante monete blu, quindi non sai se c'era un capo palestra. No, più che ti pare che sì, mi sa che ce l'ha nella prima generazione. Ah, è di tipo roccia? No, acqua l'ho già detto. È di tipo elettro? No. Maledizione. È di tipo erba? No. E che cazzo di Pokémon hai scelto? Cazzo, uno ne manca di tipo! Come? Fuoco? Fuoco, sì! Porca puttana! Ho detto il rosso, hai detto no, come fuoco? Erano tutti rossi quelli fuoco! No, infatti per questo io ho pensato. Che merda! Ah, ecco perché il lapsus, allora vero. Ok, non stavi barando. Ma porca puttana, il 7 vuole uscire? Sto da un'ora! Ah! Ok. Ma potevi aspettare altri 40 minuti, guarda. Eh sì, per carità, finiamo la puntata con me che sto ancora. Senti, ma io ho qualcosa che devo fare.
Ah, devo arrivare allo stronzo. Non so che domanda farti. Ok, è fuoco. Non è starter, quindi togliamo quelli là. Neptune. Ah, c'era il capo palestra, hai detto. Aspetta. Mi sa sì che c'è. E una volpe? Sì. Ninetales. Bravo. Yes! È stata copiata da Naruto per fare il 9 code? Yes! E Ninetales! Senti, posso dirti una cosa? Dimmi. Cazzo, si sale sulla giostra! Sulla giostra? Da dietro? Da dietro? Perché non c'è niente dietro? Come no? No, no, da dietro che proprio devi andare dietro. Sono pezzi di merda. Devo buttare nell'acqua? No, dall'altra parte. Quale altra parte? Quella dove c'è il coso. Guarda, qui c'è una cascata. Mi butto una cascata. No, ne. Quella dove c'è il coso con tutti i cosetti sopra. Guarda, sono salito. Io poi sono chiarissimo. Ah, sì, là, sì. Ecco, però mi sono buttato. Ok, questo quadro mi sta sul capo. Mamma mia, quanto. Dimmi mi che cado. Guarda che culo. Cado qui. E tocca a me pensare? Sì, mio caro. Comunque mi sa che questo è un punto per te perché ti ho fatto un sacco di domande. Quindi 1-0 per te. Come sempre, non è che mi cade. Ok, non so che pensare più, aspetta un attimo. Ok, ho pensato. Okay. Senti, io faccio prima di salire da là. Già, ve l'ho detto che ho pensato. Ah, sì. Ora che stai sull'1-0 non vuoi più giocare, di la verità. Porca di quello. Rendi questo gioco ancora più difficile di quanto è. Yes. Allora, vediamo. È di fuoco? No. È d'acqua? No. Se risponde sì, vinci e indovina chi. Che cosa? Ed erba? Perché io sparo qua? Vaffanculo. No, non è di erba. Wow, ce l'ho fatta, non ci credo. Non è di erba, Javel. Scusa, mo questo com'è che si fa? Ah, lo devo far girare, però. Ora? Ok. Come cazzo faccio a prendere solo quello al centro? Beh, non è di erba, Javel. Aspetta che sto pensando. Ma dove sta sulla torcia? Come cazzo hai fatto a farlo così in fretta? Ci ho messo 2 ore io. Se ti buttavi dall'altra parte, che tu hai detto vai dall'altra parte, io ho trovato un modo. Ma vaffanculo, ecco perché io ci metto 2 ore. Ma qui mo devo salire sulla giostra, tu ti sai? Sì, devi salire sulla giostra. Quale? Dall'altra parte però, perché ti deve portare in alto. Giustamente. Se no mi faccio tutto il giro del cazzo. Beh, non è di erba, Javel. Aspetta che devo mettere il buco. Pretendo che tu mi dia retta, Javel. Grazie. Non è di erba. Grazie, Neptune. No, ce l'avevo fatta. Manna. Yes. Ti do anche consigli. Tu dammi retta e indovina questo cazzo di Pokémon. Se risponde sì. Ah! Ok. Ce l'ho fatta. Non è d'erba, hai detto, non è di fuoco. Di roccia? No. Oddio. Non sono saltato. È Venomoth. No. 35. Ma è così facile, puoi fare una domanda per cui lo becchi dopo pochissimo. È uno starter? No. È di un capo palestra? No. Sangue la domanda. Si trova alla zona safari? No. È leggendario? Sì, Javel! Articuno! Ma come fai? Io ora ti ammazzo! Allora, scusami! Dica. Porca puttana! Allora, nella prima generazione ci sono, se non mi sbaglio, 5 leggendari. 5? Io sono articuno, mi ricordo. Ma vaffanculo! No, stai scherzando! Scusa, Mewtwo, Mew, Zapdos, Moltres, articuno, ok? Ci siamo. Ho sparato su più il figo. Come cazzo è che me l'hai indovinato subito? Perché nella prima generazione c'era la mossa per fare
per non fare fallire le mosse più puro gelo, quindi diciamo che era quello più imbattibile. Allora, aspetta, non dire stronzate. No. Perché puro gelo . È uscito nella terza generazione con Kyogre. Non c'era un Pokémon che aveva qualcosa che... Scusa, poteva... Abisso non so quando è uscita, sinceramente. Forse Abisso c'era già. C'era un bug che potevi fare puro gelo con... Non mi ricordo cosa. Non mi ricordo che generazione, però. Scusa, la prima generazione, no? Sì. E... Aiuto, non mi sta venendo più in mente niente. No, la prima generazione, forse c'era Abisso. Sicuro c'era per Forcorno. E mi sa che era per Forcorno, perché per Forbecco non era uguale. No, per Forbecco ce l'ha Zapdos, non Articuno. Però comunque non uccide in un colpo. Ok, vabbè. Comunque andiamo avanti alla caccia dei Pokémon. Vabbè, comunque hai indovinato, fai schifo. Ok, ora ne sto pensando uno che è impossibile. In che senso impossibile? Vai, prova a chiedermelo. È uno starter? No. Nemmeno di giallo? Nemmeno di giallo. No, avevi detto uno starter. Sì, vabbè, però giallo lo starter è Pikachu. Sì, perché io salto la bella? Ok, ha più evoluzioni? Sì. Ha tre evoluzioni diverse? Sì. E Eevee? No. Javel, ti ho chiesto se ha tre evoluzioni e tu mi hai detto sì. Ci sono tanti Pokémon che hanno tre evoluzioni. Non due, tre. Scusa. Javel! Vabbè, diciamo che ti do un piccolo aiutino perché... Perché sono perso di nuovo? Ma perché sei uno stronzo? Ma al posto dell'idraulico non potevi fare un'altra cosa? Facevi l'ingegnere, costruivi i cannoni e sparavi in culo a tutti. Javel, no, ti prego, Super Mario no, è un idolo da sempre. Fa l'idraulico, lascialo fare l'idraulico. Facevi l'ingegnere, super ingegner Mario. Troppo serioso sarebbe uscito. Chissà perché. Allora, no? Quando Miyamoto si è inventato Super Mario, giusto? Si è rotto la doccia. Ma sicuro, come minimo. No, seriamente Javel, io mi chiedo, va bene italiano, no? Parlo italiano, cosa è? Va bene chiamarlo Mario. Un italiano si chiama Mario, no? Nell'immaginario collettivo. Medio, ma perché idraulico? Sinceramente, perché idraulico? Ci sono un sacco di lavori che vengono fatti in Italia. Magari era un piccolo perché nerd. Idraulico? Perché era un piccolo nerd ed è stato schiaffato in un tubo da piccolo. Segue i tubi di Doraemon. E allora l'ha salvato un idraulico. Quindi... Allora un idraulico ha detto, oh ma guarda qua! Si sentiva riconoscente verso tutta la categoria, ha voluto farlo idraulico. No, ti giuro, ci andremo a documentare perché non lo so. Perché il suo padre è stato assassinato da un idraulico. Non mi ricordo più a chi tocca pensare il Pokémon. A me, l'ho pensato. Cioè non l'hai ancora indovinato, non è che, che l'ho pensato. Ah, sorry. E quindi non era Eevee, però si evolve due volte, diciamo così. Sì. Cominciamo a finire l'acqua nel mondo. Allora, è di tipo fuoco? No. È di tipo acqua? No. È un leggendario? No. Se no non si evolverebbe. Perché faccio domande da testa di cazzo? Perché io... Perché? Perché sto continuando ad andare indietro e saltare? Javel, dimmi un po' di cose interessanti. Ce l'ha un capo palestra? No. Ce l'ha uno della Lega Pokémon? No. È di tipo drago? No. Cazzo. Era il mio asso nella manica. È di tipo elettro? No, forse quelli elettro manco si evolvono no. Due volte nella prima generazione. È di tipo ghiaccio? No. Che cazzo di Pokémon è? È di tipo roccia? No. Si evolve con lo scambio? No. Mannaggia la miseria. Già, non sto riuscendo. Sei troppo bravo a questi quiz. Vuoi un aiuto? Sì. È di tipo erba. Di tipo erba. È una pianta? Sì. Non è di tipo erba. Ha le radici? Nascoste. Ma che cazzo? È una pianta velenosa?
Sì. Si evolve con la pietra foglia? No. Sei sicuro? Quanto mi ricordo? La seconda evoluzione, non la prima. No. No, 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 no. Non è Bellsprout, insomma. Non è Bellsprout, okay. No, non ti preoccupare, no, c'è un'altra pianta della nostra. Non sto riuscendo perché non mi ricordo. Guarda, guarda quei stronzetti, ehi. È di colore viola? Non mi sto ricordando. Aspetta un attimo che ci sono le melme. Come fai ad avere un Pokémon in mente a non ricordarti di che colore? Sì, ce l'ho, però non mi ricordo se è viola, se... Non è uno starter? Non è uno starter. Non è viola. Mi stai mettendo in seria difficoltà. Alleluia. Ce l'ha un capo palestra? No. Almeno io mi ricordo, no. Erika non ce l'ha. Erika tiene meno. E quello sì. Non è una pianta. Sì, lo so, ma Erika tiene anche Vileplume. Quindi... Se ti arrendi posso pure dirtelo. Già, mi devo arrendere perché mi hai... Allora, vai, ti aiuto a indovinarlo. Dai. Se non è Vileplume... Victreebel. No. Gloom. Ma vaffanculo. Era troppo facile dire Vileplume. Vaffanculo dal profondo del cuore. 2-0 per te, che cazzo. Tanto tu stai prendendo 56. Vaffanculo a te. Ti distraggo un po' con questi giochi, dai. Bellissimo. Guarda, guarda, io sto saltando da un punto a un altro e mo, come sempre, che Game over. La scorsa puntata hai fatto game over? No. No! Che tutto un sole ho preso, se mi vuoi togliere pure quello, che ti posso dire? Sì, ma non hai fatto game over. Cioè, il nostro versus non ha più senso. Ma non ha più senso mostra, è 56. Dai. Sta giocando solo, sta giocando, egoista. Andiamo a Noki Noki qua, ma cazzo si chiama lì sotto. Sbaglia dei Noki. Stappa la cascata. Stappa. Senti, tocca a me pensare un po'. La cascata, scappala. Stappala. Ah, sti Mario che corrono, che palle. Mario. Non lo riesci a beccare, manco questo. E tu hai fatto un altro Mario che corre, ma mi fai schifo, guarda. No, lo devo ancora fare e mi sa che non ce la farò. Senti. Dimmi. Pensa il Pokémon, così ti distruggo. Prego. Allora. vediamo un po'. Ho pensato. Sì. No, sì, lo dico io a te. Devi farmi domande. Ah, già, ma sta sciocco, io non era... Parla in italiano, già. Sto giocando, non è... troppo impegnato a perdere, Javel. Forza. E allora? La via. Ah, è un Pokémon d'erba? No. È un Pokémon roccia? No. Povera la roccia, ma c'è fatto la roccia. Senti, ma come cazzo di inchiona, mamma. Come cavolo si salta? Ora mi piace. Stappa la cascata. Ma quando si arrende? Beh, già vedo. È di tipo elettro? Sì. È Pikachu? È Pikachu! Non ci credo. Facciamo un versus così a chi indovina più Pokémon. Mi veniva troppo in mente Pikachu, dovevo dire lui. Stupido si sale. 57 soli. No, li dovevo buttare in fuori, cazzo, mi sono dimenticato. Yes! Mi piace quando facciamo i quiz e ti dimentichi di buttarmi i malus. Ah! Sì, ormai. Eri troppo serioso le scorse puntate. Ti devo un po' suggestionare così. E comunque io mi sto fermando perché siamo già quasi in tempo limite. Allora io prendo l'ultimo soletto qui, finisco di prendere. Senti, a proposito, quale malus vuoi? No, uno mono. No, quale malus vuoi? Ah, un riccone blu. Vuoi un riccone blu in più? Sì. Va bene. Ho vinto già. Ebbene, siamo 3-0, se vuoi continuiamo. Ma continuiamo giusto per intrattenere... Sì, però per poco tempo perché sta per scadere il tempo.
della puntata. Vabbè, tanto devo prendere il sole, non... Dai, dai, va bene. A meno che non perdo, fammi vedere un po' qua dove ci va. Però sbrigati, Javel, se no devo per forza di cose chiudere qui. No. Sì, sì. Non puoi. Anche perché se no ne prendo un altro anch'io tra pochissimo, quindi... E fidati, lo faccio. Lo sto per fare, già. Io sono caduto giù. Io invece sto per prendere l'altro sole. Sicuro che non vuoi finire qui la puntata? Mi manca poco per prenderlo. Finisco la puntata! Va bene. Allora anche per oggi è tutto, ragazzi, dal vostro Stefano Neptune. E Javel 91. E il quiz dei Pokémon. Ciao a tutti, è ragazzi. Finito. Wow! Ciao, e io non prendo il sole. Bastardo. Ciao.